Si continua l'avventura su Special Forces Back to Hell. Dovrò recuperare, ragazzi, i capitoli precedenti, ma già tanto che ho trovato l'affare di purtroppo il Game Boy Advance senza lo schermo retroilluminato, come potete vedere, fa cagare. Ha dei giochi magnifici, però senza schermo retroilluminato è veramente una merda. Comunque, ben ritrovati in questo nuovo gameplay, ragazzi. Andremo a fare la missione 3. Nel precedente video abbiamo fatto 1 e 2, l'ho fatta insieme perché non sapevo che comunque fossero, diciamo, poche missioni alla fine. Sono 5 in totale. Ogni missione poi ha i suoi livelli. Questa 3 ne ha 5. Anche lei, di conseguenza. Mi sono messo davanti le password nel caso abbia qualche problema, tipo che si bugga come la scorsa volta. E niente, via. Ah, passate come sempre sui miei canali, così mi fate compagnia, come ad esempio Zio Silvestro che è qui presente, di cui stiamo parlando della saga Kingdom Hearts. Stiamo un po' discutendo di suoi acquisti, di miei acquisti. È bello, raga, è bello. Se siete, cioè, venite. Perché è bello. È bello condividere tutta questa passione. Allora, avviamo il tutto. Open. CT Special Forces Back to Hell. Dovrei aver fatto un F1, sì. Inizio della missione. È una cosa, solo una cosa. Ok, sì. Testa di sabbia. Le maglie della rete. E vabbè, addirittura 3. Possiamo anche perderla, dai. Due no.
E la matosca. Vita. L'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo già segnata davanti, sì. Ti pagheremo nel deserto. Nessun problema. Ma è solo il deserto, qual è il problema? Ricorda quella là di Metal Slug nel deserto. E ci sono pure quelli con la spada. La prima missione di Metal Slug 2. Vado da Metal Slug. Ciao Pulpino! Mi piace l'acquisto che ho fatto allora. Oh, merda. Aia! Esatto.
No, non ha risposto. Al 2 luglio, se non risponde, posso poi far intervenire Bai. Tanto meglio, beh sì. Queste metà slug però non le tiene, eh. Questo calcolo che è anche il continuo. Jenny mi ha detto che lui ha giocato a quello prima di questo, però questo qua è più bello perché puoi fare più cose. Tra l'altro ho scoperto che ci sono anche su PS1, questi. Artificiale. Salvarlo, no? Grazie di aver liberato. Ah, l'ha liberato. Spero che siano ancora lì. Lo sapevi, Valve, che questi stavano pure su PS1? Io no. No, tutto da capo, porca sozza.
No. Vabbè, controllali, controllali. Quanto costa? Tanto, vero? Le cose belle costano sempre. È bello sto gioco, no? Così parla a caldo. Dove è uscito questo che parlamo? Riadri ridurrò in cenere il tuo impianto. Un attimo. Dovrebbe essere l'ultima missione questa qua, eh.
sono appena fatto male, quindi... Ah, che cazzo ne sapevo, eh. No, vabbè, l'acido che si scioglie è pure un'altra cosa presa da... Ma il C4 è un... Ma perché torna qui? E torna lì, va bene. Fatto male, qua.
ci sta. Andiamo da indietro. This not make sense. Ah. Basta sta missione, è anche bella lunga. Dai. Oh, bella. No, ma per porco Giuda mi cadi giù. Vediamo se attende spiegati. Che questa sul camion dovrebbe essere proprio l'ultima. Verso la zona. So già come fare. Ancora tu, hai distrutto il mio lavoro da intendere di mezzo, cioè che è andato qui. We'll be right back.
facile, però devo cercare di non perdere troppe vite. Come cazzo si schiva, raga? Una ce la voglio mettere, dai. Questa una vita gliela devi posare per forza. Vabbè dai, gliela poso. Pericolo è stato scongiurato. Allora, in teoria la prossima volta si cominciamo da qui. Quindi ragazzi, questa qui era la missione 3 di CT Special Forces. Ricordatevi, Back to Hell. Questo dovrebbe essere CT Special Forces 2 Back to Hell. Ho anche il 3, qui. Ho anche il 3, però questo qua ce l'ho per PS1. Eccolo qua. Che spero di potervi farvi vedere, perché purtroppo questo ho avuto un problema, però spero di farvelo vedere. Ad ogni modo ragazzi, un scroll anche per questo video. Come sempre vi invito a passare per i miei social, punto esclamativo social se siete su Twitch, oppure basta visionare il link nella descrizione. Grazie ancora, la live non finisce, torno subito.